incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Gran prova di forza, palla recuperata. Qui può partire il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Palla filtrata per Vieira. Prova a darla profonda, nello spazio. Ronaldinho. Palla filtrante per Messi. Cristiano Ronaldo. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Errore qui, pallone sprecato. C'è l'opportunità per il contropiede. Ronaldinho. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Gullit. Messi. Mbappé. Va alla ricerca di un compagno davanti. Sceglie di andare per vie verticali. Scholes. Avanzano con una intricata rete di passaggi. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Il portiere la spedisce su. Opportunità di ripartire. Ci prova con un pallone profondo. La mette in avanti. Pallone interessante, in verticale. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Scholes ha messo forse troppa potenza su questo pallone. E sbaglia completamente il suggerimento. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Che botta! Tiro davvero molto angolato. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Lampard. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta. Gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. E sarà rimessa con le mani. Errore qui, pallone sprecato. Prova a prolungare. Era al posto giusto, un bel anticipo. Allarga il gioco a destra. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Tentativo di allungare il gioco. Bel anticipo, ora possono ripartire. Prova a verticalizzare. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Sceglie di andare per vie verticali. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Ronaldinho. Ecco un'occasione di contropiede. Arriva Cristiano Ronaldo. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Provano a partire in velocità. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Buona occasione per Ronaldinho. Gullit. Messi ci prova con un pallone profondo. La Roma al calcio di punizione. E devono sfruttare assolutamente questa occasione, perché il primo tempo sta per finire. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. Ronaldinho! E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Prova a scavalcare l'avversario con una palla lunga. Palla filtrata per Lampard. Passaggio fantastico. Tenta la conclusione.
Un gol strepitoso! Non c'è da sorprendersi. La squadra aveva bisogno di lui e ha risposto segnando un gran gol. Manca pochissimo alla fine del primo tempo e devono pensare a capitalizzare questo vantaggio. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Questo, Fabio, è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Beh, quel che è fatto, non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche rischio, attaccare con più uomini, non hanno altra scelta. Cercano un'azione veloce. Mbappé la gioca sulla destra. Palla di nuovo verso il centro. Messi! Reazione di puro istinto del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Mohamed Salah, ennesima palla recuperata. Scholes vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a darla profonda nello spazio. Pallone interessante in verticale. Occasione per il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Può colpire. La palla è dentro. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo. Subito gol. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Ci prova con un pallone profondo. Lampard prova a giocarla in profondità. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Lancio lungo del portiere. Vede lo scatto e cerca la profondità. Azione fallosa, nessun dubbio. Nessuna sanzione, solamente un richiamo verbale. Lampard! E c'è il gol della Roma! Partita vivissima che ora ha cambiato dominatori, bravi! Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Conducono con una rete in più degli avversari. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Errore qui, pallone sprecato. Pallone interessante, in verticale. Pallone nello spazio. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Esatto, Fabio. Lampard. Ronaldinho. Cerca l'uomo là davanti. Mbappé. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Marquinhos. Ci prova con un pallone profondo. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Messi.
Roberto Carlos. Prova a darla profonda, nello spazio. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. La gioca in profondità. C'è Messi. Sceglie di andare per vie verticali. Un recupero provvidenziale. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Messi. Ci prova con un pallone profondo. Vede l'inserimento del compagno. Si libera della palla ed evita complicazioni. Substitution for Fenerbahce. Number 10. Number 8. Number 9. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Pungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Number 22, Bruno Fernandes. Opportunità di ripartire. Number 5, number 18. Qui può partire il contropiede. Number 2, substitution. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Alza la palla in profondità verso un compagno. C'è il tiro al volo. Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. Stop e tiro tutto in un attimo. Se lascia un giocatore così tempo di pensare, il pericolo è assicurato. Del Piero sul pallone. Nuno Mendes. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. Passaggio profondo per Dembélé. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Ci pensa il portiere a respingere. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. E passa! L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Cercano l'azione veloce. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Errore qui, pallone sprecato. Manca poco alla fine, vogliono mettere la palla in cassaforte. Non c'è più tempo, finisce qui. Erano chiamati a dimostrare il loro valore e hanno ottenuto quello che volevano. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Meritano un plauso per il modo in cui hanno portato a casa la vittoria. Era un incontro molto importante e la pressione poteva giocare brutti scherzi. Non si sono lasciati intimorire e hanno ottenuto quello che volevano. Non ci resta più molto tempo. Grazie, Luca, per il tuo prezioso contributo. È stato un grande piacere. And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. Prima partita di questa competizione. Non è più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il rodaggio per scollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto e dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Nel frattempo la gara è iniziata. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Possibilità di tiro. Prova a dar. Miracolo di Kane. Mbappé.
fa avanzare la manovra. Ora stanno peccando di imprecisione, ma sono partiti con lo spirito giusto. Palla di nuovo verso il centro. Messi. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. La gioca in profondità. Arriva Cristiano Ronaldo. Sceglie di andare per vie verticali. Ci prova con un quid. Miracolo di Khan. Parata da campione. Su una conclusione velenosa. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Mané rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Cristiano Ronaldo, ecco un'occasione di contropiede. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Pallone interessante, in verticale. Ottimo dribbling. Vede lo scatto e cerca la profondità. La gioca in mezzo. C'è l'opportunità per il contropiede. Messi. Pallone interessante, in verticale. Messi ha provato a servire il compagno, ma non si sono capiti. Mané. Palla dentro di Mané. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Tchouaméni sceglie di andare per vie verticali. Ci mette la grande parata su una palla insidiosa. Messi. Errore qui, pallone sprecato. Il portiere la calcia lontano. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a darla profonda, nello spazio. Passaggio splendido. Occhio. Miracolo di Khan. Perfetta la parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. E il loro secondo corner del match. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Prova sul secondo palo. Khan senza problemi. Occasione per il contropiede. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Riceve in aria. Holland ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Vede lo scatto e cerca la profondità. Sul filo del fuorigioco. Ha spazio per provare il tiro. Passaggio fantastico. Ha spazio per il tiro. Khan interviene comodamente. Qui può partire il contropiede. Errore qui, pallone sprecato. Passaggio sulla destra. Kimmich. La mette in avanti. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Tchouaméni prova a darla profonda nello spazio. Pallone morbido verso la fascia. Opportunità di ripartire. Sceglie di andare per vie verticali. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Lancio lungo del portiere. Arriva Cristiano Ronaldo.
si avvicina alla porta. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Pallone interessante, in verticale. Cross in mezzo. Provano a partire in velocità. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Si ricomincia a giocare. La Roma avrebbe potuto tranquillamente chiudere il primo tempo in svantaggio. L'allenatore non può essere soddisfatto della prestazione. Ora vediamo se è riuscito a dare la sveglia ai suoi giocatori negli spogliatoi. Ci prova con un pallone profondo. C'è il cross. Prova a tirare. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Davids, pallone per Rudiger. Messi. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro. Dumfries vede lo scatto e cerca la profondità. È buona, si gioca. La butta in mezzo. La difesa lo chiude senza il tiro e ci prova. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Non ha dato alla palla l'effetto che avrebbe voluto. Questo è un errore non da lui, specialmente su questo tipo di conclusioni. Messi vince il duello, la fa sua. Prova a darla profonda nello spazio. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Fa male i calcoli, il pallone non passa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Può tentare, è un grande riflesso qui. Sfugge all'avversario con un numero. Preferisce il retropassaggio. L'affluenza Cristiano Ronaldo. 72.306 spettatori. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Palla filtrante per Salah. Supera il diretto avversario. Occasione da rete. Supera la linea, gol! È arrivata finalmente la giocata che spezza l'equilibrio. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio.
Sostituzione per il Genoa. Numero 20. L'allenatore decide che Messi. È il momento di inserire forze fresche. Numero 8. La Roma sblocca il risultato 1-0. Fanno un passo avanti verso la vittoria, ma devono rimanere molto concentrati. Ronaldinho. La Roma al calcio di punizione. Il numero 17. Il numero 77. Il numero 21. Il numero 22. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Lungo passaggio in avanti. Cercano un'azione veloce. Rimessa in gioco dunque. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti. Devono spingere. Esatto, Fabio. Arriva Cristiano Ronaldo. Errore qui, pallone sprecato. Saka. Frenkie de Jong ha la possibilità di andare verso la porta. Palla intercettata. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. E passa. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Guarda. Attenzione, una sostituzione. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Beh, evidentemente era esausto, una sostituzione necessaria per dare un po' di freschezza alla squadra. De Bruyne sceglie di andare per vie verticali. Vediamo se può capitalizzare. Palla dentro di... In gran palo! A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti. Pur senza sbilanciarsi troppo. Se ne va. Dunque, rimessa laterale. Saka. Saka. Saka la mette in mezzo. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Tocco preciso. Occhio al miracolo di Khan. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Cross sul secondo palo. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E trova bene il compagno. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. De Bruyne cerca la fondo, palla al piede. Supera il diretto avversario. Riceve palla da dietro. Saka. Cross verso il centro. Provano a partire in velocità. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. E l'arbitro dice che può bastare. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa. Un solo gol. Khan ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo. Ci hanno messo tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari, ma nella seconda metà della gara hanno colpito in modo implacabile. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Un ringraziamento.
qualificazione, una gara cruciale per le ambizioni del club per raggiungere un nuovo livello. Un'impresa che avrebbe tanti risvolti non soltanto sportivi ma anche e soprattutto economici e d'immagine. Servirà una prestazione all'altezza e i tifosi al seguito non faranno di certo mancare il loro appoggio. E allora allacciate le cinture, ci siamo. Questo è lo stadio della capitale, la dimora perfetta per un club importante come la Roma. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Ci mette una pezza, può provare. È riuscito a leggere tutto in anticipo e si è portato nella posizione giusta per intervenire. Qui deve tirare, un gol capolavoro ed è subito spettacolo. Che gol! Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Vieira ha approfittato di uno svarione difensivo, ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza. La Roma parte decisamente con il piede sbagliato. Intercetta il pallone, ben fatto. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sceglie di andare per vie verticali. Prova a darla. Rimane il portiere da battere. Un intervento impeccabile. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Palla filtrante per Messi. Salah prova a crossare. È ben posizionato e spazia via la palla. Provano a partire in velocità. C'è Messi. Se ne va. Ronaldinho. Errore qui, pallone sprecato. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio. Prova la conclusione in porta. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione mi è piaciuta. Un ottimo contrattacco. Mbappé non riesce a vincere il duello fisico. Calcio di punizione per il Brasile. Messi, miracolo di Kahn. È stata una grande parata, non era facile, il tiro era davvero potente. Pallone interessante, in verticale. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ci ha provato, nonostante la distanza fosse proibitiva. La smorfia sul suo volto, guarda Fabio, dice tutto sull'esecuzione. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Gullit. Messi. E passa. Messi, miracolo di Kahn. Reazione di puro istinto del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Neymar e trova la rete. La Roma raddrizza la situazione. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, normalmente sorvegliato speciale, i movimenti di tutti devono essere ben coordinati. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Mbappé! E c'è il gol del Brasile. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio.
proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Conducono con una rete in più degli avversari. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. La mette in avanti, supera il diretto avversario. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Bell'intervento difensivo. Sbroglia evitando di farsela rubare. Rijkaard. Ecco un'occasione di contropiede. Occasione per il contropiede. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. E qui ci poteva stare anche l'ammonizione, l'arbitro l'ha graziato. Iniesta. Alexander Arnold. Scatta verso il pallone. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Pallone lungo in verticale. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Gullit. Mohamed Salah va alla ricerca di un compagno davanti. Mbappé. Mbappé. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Conducono in questa statistica sugli avversari. E va a colpire di testa. Perfetta la parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Gullit sul pallone, cerca la profondità. L'idea era buona, l'esecuzione un po' meno. Prova Salah. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Nuno Mendes. Opportunità di ripartire. Neymar. Ronaldinho. Se ne va. La Roma al calcio di punizione. E devono sfruttare assolutamente questa occasione, perché il primo tempo sta per finire. Ronaldinho. E non lascia, scappa il portiere. Un gran gol. Questo è un gol stupendo, stupendo! Una partita ricca di emozioni. Un colpo di genio. Ci ricorderemo questo gol a lungo. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Hanno ritrovato la parità. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Vede lo scatto e cerca la profondità. Pochissimo tempo a disposizione. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Mbappé anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. La Roma ci ha mostrato una prima parte di gara eccelsa sotto il punto di vista offensivo, al pari dell'attacco avversario, per la verità. Bella partita, abbiamo già assistito a 4 gol alla fine del primo tempo. C'è parità, ma c'è anche grande divertimento. Ecco il primo pallone del secondo tempo. Iniesta. C'è Messi. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Ci prova con un pallone profondo. C'è l'opportunità per il contropiede. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Pallone interessante, in verticale.
fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Neymar. Ronaldinho. E passa. Occhio al traversone. Spazza via senza fronzoli. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Decide di giocarla in profondità. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Pallone alto nello spazio. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Costruiscono la manovra con sicurezza. Iniesta. Bella apertura. L'affluenza di quest'oggi. E partono in contropiede, cercano il gol della vittoria. Buona occasione per Ronaldinho. C'è il cross. Un tocco infelice salva la situazione. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Viene sostituito con il numero 20. Cambio di giocatori. Arnold. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Dembélé verso il centro. Decide di non rischiare. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. La cross in mezzo. Ci pensa il portiere a respingere. Ci crede, cerca la porta. E qui il portiere ha tolto dall'angolo un gol praticamente già fatto. Prova a metterci il piede. E siamo nelle ultime fasi della partita. Questo potrebbe essere il momento decisivo. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Recuperano il possesso del pallone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Dembélé! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Sebbene eseguito, un passaggio. Sostituto. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Numero 11. Messi. Lasciano il campo per. Prova a darla profonda nello spazio. Palla filtrata per Neymar. Il numero 22. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Cercano un'azione veloce. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Errore qui, pallone sprecato. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Lampard, filtrante per Iniesta. Pronto al tiro e c'è il gol della Roma. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Adesso conducono. Anche se solo con un gol di scarto. È proprio questa attitudine a non mollare mai che ha permesso loro di arrivare fino a qui. Sceglie di andare per vie verticali. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione.
passaggio fantastico. Roma, miracolo di Khan, che classe, ottimo salvataggio. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Non possono permettersi nessun calo di tensione in questa situazione. Salta! Il portiere si mette del suo per evitare il gol. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Errore qui, pallone sprecato. Il pallone per Neymar. Iniesta. E l'arbitro chiude qui la partita. Serviva una vittoria e se la sono presa. Grande dimostrazione di carattere. Che tipo di partita hai visto? Era una partita che valeva molto per loro, per tanti motivi. A volte conta anche come arrivi a ottenere determinati risultati. Penso che tutti, allenatore e giocatori, possano ritenersi soddisfatti. È finito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. È stato un onore, come sempre. Vi informiamo che si prevede traffico intenso nei dintorni dello stadio dopo la partita. Siate prudenti.